Web spettatori ben ritrovati. Francesca De Rossa è una docente di Belluno abilitata per l'ex classe 036 e iscritta in seconda fascia. Fa parte di quell'esercito di 165.000 candidati per il concorso scuola. Francesca, alla ricerca di un contratto a tempo indeterminato, è al nono mese di gravidanza. Allora, io ho passato il termine e praticamente entro il 12-13 maggio dovrei partorire. E gli scritti quando dovrebbe farli? Allora, lo scritto, in realtà sono due scritti. Uno il 16 maggio a Padova e l'altro il 17 maggio sempre a Padova. Quindi praticamente se partorisco il 13 coinciderebbe con l'uscita dall'ospedale. Allora, io sono residente a Belluno e la sede invece del concorso scritto sarà a Padova. Quindi sono circa sui 200 chilometri. E fare 200 chilometri appena uscita dopo un parto, con tutto il postpartum che c'è, dopo, perché non ho già passato uno, per cui so cosa significa partorire e tutte le eventuali complicanze che ci sono. E con un bambino di 3 giorni farsi 200 chilometri risulta molto difficile. Ma lei ha richiesto a qualcuno di poter posticipare l'esame? Allora, io mi ero informata dal sindacato, il quale mi ha risposto che dal punto di vista di concorso scritto non si possono chiedere dei cambiamenti di sede e di giornate. Io ho cercato di contattare via social network sia l'onorevole Malpetti che l'onorevole Scani e anche l'onorevole Coscia, ma nessuno tre mi ha risposto nonostante le mie ripetute richieste, sia diciamo a messaggio privato che pubblico. Quindi lei rischia di saltare questo concorso e di saltare questa tornata, diciamo, concorsuale per poter entrare in ruolo? Esatto, anche perché insomma io ho tutti i requisiti per poter partecipare, perché ho svolto il PFA e ho fatto delle supplenze, sono in seconda fascia, quindi mi aspettavo da tempo poter fare insomma questo concorso per cercare insomma di entrare in maniera stabile nel mondo della scuola, ma mi trovo in questa situazione di gravidanza ormai a termine con le date coincidenti. E questo mi fa saltare, diciamo, questo treno di opportunità, ecco. Come si sente in questa situazione? Mi sento arrabbiata e deluta. Ecco, arrabbiata perché, dico, non c'è, si parla tanto di tutela della maternità, che è una tutela che è salvaguardata sia dalle leggi costituzionali che anche dalle leggi delle pari opportunità, e le conosciamo tutte quante, ma dal punto di vista concorsuale aspettare un figlio sembra che sia un evento invalidante che non permette di partecipare a un concorso che è per la vita, nel senso che se io perdo questa possibilità di svolgere uno scritto non so quando ci sarà il prossimo, dicono tra 3 anni, però è tutto campato in aria e quindi rischio proprio di rimanere senza un lavoro. Cosa chiede? Faccia un appello a Renzi, al Ministro, al Presidente della Repubblica. Allora, io chiedo solamente che ci sia la possibilità per le donne come me, sia diciamo a termine che a gravidanza a rischio, che non possono partecipare alla prova scritta, di una prova supplettiva che può essere che loro decideranno di 15 giorni, di un mese, dove possiamo rifare tranquillamente questa prova scritta. Io non chiedo di saltare il concorso, io chiedo di poterlo fare in un momento in cui anch'io posso partecipare. Noi come redazione facciamo i migliori auguri a Francesca De Rossa e speriamo che con questo appello il Presidente Renzi e il Ministro Giannini trovino la soluzione affinché tutte le docenti nelle stesse condizioni di Francesca possano partecipare al concorso. Grazie, arrivederci, grazie a voi. E questo è tutto, un saluto da Gilda TV.